effettuata la discesa verso Mosca. Dalla lettera vediamo di atterrare fra 20 minuti circa. Siamo partiti questa mattina, chi da Roma, chi da Milano, chi da Budapest, chi da Amsterdam, chi da Londra, chi da Berlino. Ed è stato bello cominciare assieme un viaggio. Viaggio tutto bene, velocissimo, ho lavorato. Ho fatto un po' di francese e inglese. Abbiamo degli appuntamenti fissi, importanti, con l'ambasciatore, con l'Istituto di Cultura, l'ambasciata italiana, con giornalisti, curatori, direttori di museo. Gireremo la città conoscendola nei suoi spazi culturali, ma conoscendola anche nei suoi spazi vitali. Abbiamo una mostra che sta per inaugurare in un museo bellissimo. Il MAM è un luogo affascinante e che credo piacerà molto a tutti gli artisti. Siamo un bel gruppo, devo dire che questa è la terza esperienza con il Connectivity del Premio Terna. Abbiamo cominciato a New York, poi siamo stati a Shanghai e quest'anno siamo qui a Mosca. La cosa, devo dire, più intensa, più costruttiva, più vera di questo Connectivity come progetto nato all'interno del Premio Terna è l'esperienza con gli artisti sul posto, quindi vivendo insieme un po' di giorni, un'esperienza di scambio reale, portare dei nostri progetti, comunque una visione italiana in un paese che ci ospita, in un museo che ci ospita, e allo stesso tempo invitare noi degli artisti. Quest'anno abbiamo portato un gruppo di artisti cinesi che abbiamo già coinvolto nei nostri progetti di avvicinamento verso Mosca, e nasce da oggi un'esperienza, un'arteria che parte e che va da qualche altra parte, che poi sia una collaborazione, una produzione, un progetto editoriale, una borsa di studio, un rapporto con un museo, un evento, un convegno, una conferenza. Tutto questo è il senso di un premio che nasce come una piattaforma che produce piattaforme. Connettere luoghi e persone attorno all'idea di un progetto visivo, creativo, culturale come quello di una mostra che presenta 16 vincitori, in questo caso i vincitori della terza edizione del Premio Terna, in perfetta sincronia con il lancio della quarta edizione, quindi di tutto un processo che noi cerchiamo sempre di mantenere dinamico. Quello che poi emerge è il fatto di ritrovarti tra artisti che, benché molto diversi per linguaggi, per approcci, per temi, hanno un senso dell'immagine, dell'iconografia, un senso della costruzione dell'immagine come edificio architettonico visivo ancora molto italiano. E ne esce fuori, secondo me, un immaginario di attenta indagine ai temi del paesaggio in senso esteso contemporaneo, attento a certe tematiche vicine all'ambiente, vicine a un'ecologia del pensiero, che credo sia poi il vero sottotitolo del Premio Terna. Questa è la scusa.
forse è stato uno dei pochi premi che ha cercato in Italia di non essere soltanto un premio, quindi di essere un progetto.